Come arrivare a Carloforte? Da Cagliari imboccare la strada statale 130 in direzione Iglesias, procedere sulla deviazione per Villa Massargia e Carbonia e proseguire poi per Portovesme o per Calasetta, da dove partono i traghetti che consentono di raggiungere l'isola di San Pietro rispettivamente in 40 e 30 minuti di navigazione. Da Olbia, Sassari, Nuoro e Oristano, immettersi sulla strada statale 131 in direzione Cagliari e imboccare l'uscita per Samassi verso Vallermosa sino alla strada statale 130 per Iglesias, seguendo le indicazioni che conducono ai due porti d'imbarco sul Citani. Siamo davanti al Museo del Duca. Il Museo del Duca è un forte, un baluardo contro le scorrerie barbaresche. Nella notte del 3 settembre del 1798, pirati tunisini che avevano ripreso con maggior audacia e intensità le incursioni lungo le coste del Mediterraneo e in particolare della nostra Sardegna, uccisero le guardie di questo forte Carlo Emanuele, ora museo. Allora trassero schiavi a Tunisi circa un migliaio di abitanti. E naturalmente, dopo 5 anni di difficile trattato per il riscatto, la prigionia si concluse grazie soprattutto, pensate, a colui che al tempo era il primo console di Francia, Napoleone Bonaparte, che per ragioni di Stato e anche spirito benevolo, nonostante fosse stato un tempo sconfitto dai carlofortini, allora si prodigò proprio per i figli di quest'isola, dell'isola di San Pietro, e li riportò liberi in Sardegna nel 1803. Questa è la storia di questo bellissimo luogo. Siamo arrivati finalmente al Museo del Duca. Questo è un fortino settecentesco, è stato costruito nel 1738, e questo bellissimo museo ci racconta com'era all'epoca la vita dei carlofortini qua nell'isola di San Pietro. Assessore, facciamo il nostro ingresso qui al Museo del Duca. Questa è la sala della Tonnara. Sì, questa struttura che oggi chiamiamo Museo Civico Casa del Duca nasce come prima costruzione in muratura che i tabarchini giunti sull'isola di San Pietro hanno costruito, perché le prime costruzioni erano in legno, erano i loro alloggi per poter lavorare sull'isola, mentre invece la costruzione, proprio il fabbricato in muratura fu questo, che nasce come corpo di guardia. E nel tempo poi viene adibito ovviamente a prigioni, sino a quando per un lungo periodo viene disabitato, quindi lasciato insomma all'incuria, e poi negli anni 2000 riallestito nella sua versione quasi originaria come museo. E questa è la prima sala che il visitatore incontra, è la sala della Tonnara. Il museo è stato allestito per raccontare quello che i carlofortini vivevano nei primi anni, dalla fondazione sino ai 1900, i primi del Novecento. E l'attività di tonnara, la pesca del tonno, quindi era una delle attività diffuse e proficue, redditizie, che creava ovviamente economia sul territorio. Abbiamo il modello in miniatura dello stabilimento che esiste ancora oggi in località La Punta, ma soprattutto abbiamo la realizzazione in scala di quella che è proprio la rete di pesca, la tonnara, che ancora oggi in questa forma viene calata nei nostri mari, ed è tra l'altro la tonnara che ancora oggi è l'unica in Italia che pesca in questo modo, cioè la tonnara fissa. È l'unica nel Mediterraneo appunto che è ancora attiva, è la nostra. La
Naturalmente la tecnica di pesca del tonno e la mattanza è un rito particolarissimo e c'è anche una preghiera che è legata proprio a questo momento. Prima di far entrare i tonni nella camera della morte, il Rais e la sua ciurma si alzavano appunto in piedi e si toglievano naturalmente i berretti e molto velocemente, mormorando appena le parole, recitavano un credo allo Spirito Santo, un'ave alla Madonna e sette Padre Nostro. Un tempo la mattanza veniva identificata quasi come una corrida del mare fatta di sangue, di morte. Nel tempo, naturalmente, queste caratteristiche così cruente, non meno spettacolari, però sono venute meno, e c'è poi sempre un momento religioso legato appunto a questo rito anche. Sì, assolutamente, possono essere cambiati i metodi di pesca, ma certi rituali rimangono, come quello della benedizione delle reti o comunque della messa e della preghiera dei tonnarotti, quelle rimangono e rimangono appunto non solo come simboli, ma proprio come rituale tradizionale di tutto un percorso che si fa dallo stabilimento al mare sino alla fine, insomma, della stagione di pesca. Una sala di questo museo è stata dedicata a una figura importantissima, che è quella del galanziere. Questa è la sala appunto dei galanzieri, trasportavano la galena, erano gli addetti al trasporto di questo materiale. Sì, una delle attività lavorative importanti e quasi anche caratterizzanti di Carlo Fortini fu appunto il lavoro di galanziere, quindi lavoratore del mare. Attraverso le nostre bilancelle, barche in legno e a vela latina, trasportavano il minerale che veniva estratto dalle miniere del Sulcis per tutta la costa della Sardegna sino a portarlo alle barche in rada. E questo era un lavoro ovviamente molto pesante, molto duro, e che viene collegato a un periodo poi storico, non solo sociale ma anche politico importante di tutta l'area del Sulcis, ma in particolare anche a Carloforte, perché dà avvio alle prime manifestazioni di sciopero, ai primi processi, e forse anche perché la classe operaia prendeva per la prima volta probabilmente coscienza della loro condizione, quindi dei diritti dei lavoratori. È stato un periodo ricco ma al tempo stesso difficile per l'affermazione di diritti che oggi, insomma, abbiamo quasi scontati, se vogliamo, ma che al tempo furono conquistati con tanta fatica e sacrificio. E quello fu un periodo veramente importante, dove oltre al commercio e al trasporto del minerale, e qui ne abbiamo anche degli estratti, dei piccoli esempi, Carloforte era attiva anche dal punto di vista appunto sociale, perché nascevano le prime leghe, la lega dei battaglieri, le cooperative insomma di lavoratori, e una importante fu la cooperativa del proletariato guidata da Giuseppe Cavallera, che diede vita alla costruzione dell'attuale Cineteatro Cavallera, che è il monumento insomma in pietra che trovate sul lungomare. È un monumento di rilevanza nazionale ed è una delle strutture ovviamente che caratterizzano il nostro borgo, se vogliamo. E quello ha un significato particolare, è stato costruito dalle braccia dei galanzieri, che questa stanza racconta anche attraverso dei documenti, quindi tutti quei retroscene, quella vita dura che facevano i nostri lavoratori del mare. Ricordiamo che un tempo il Museo del Duca era una prigione, questa grotta dove adesso ci troviamo era adibita a prigione, oggi invece ospita utensili e attrezzature d'uso contadino, è proprio la sala del lavoro contadino. Sì, oggi è stata trasformata in sala contadina, dove abbiamo gli utensili che comunemente si trovavano nelle campagne dei Carlofortini,
e che era l'attività che comunemente ogni carlofortino svolgeva nel proprio orto, perché a differenza delle altre attività che erano attività di professionali e possiamo dire portavano reddito, queste attività non venivano svolte in maniera professionale ma per l'uso familiare, quindi non abbiamo lo sviluppo dell'agricoltura o dell'allevamento proprio a livello imprenditoriale, se vogliamo, ma era sviluppato solo per i bisogni della famiglia o del vicinato, quindi questo settore non crebbe a livello imprenditoriale, ma sicuramente era diffuso, perché ogni carlofortino, oltre ad avere la casa in paese, aveva anche un terreno da coltivare fuori paese. Queste sono delle ancore romane, anche queste restituite dal mare. Sì, sono state restituite dal mare, così come i cannoni spagnoli, che sì, insomma, quasi certamente sono di origine spagnola, e sono quattro cannoni che possiamo ammirare sotto la volta che abbiamo qui al Museo Casa del Duca, e un arnese in fondo invece che serviva per tessere le funi, proprio per creare le funi per la pesca o per le altre attività che insomma potevano servire. Questo insomma è molto risalente nel tempo, e anche quello insomma possiamo certificare o testimoniare quanta insomma lavoro ci mettevano i nostri carlofortini nell'autoprodurre tutto ciò di cui avevano bisogno.